Visita dell'ambasciatrice della Moldova, Stella Stingaci, in provincia di Chieti. Una lunga giornata di incontri istituzionali e visite ad alcune aziende dell'area Vasto San Salvo. L'iniziativa è parte di un più ampio progetto di Agri Promoter, associazione costituita nel 2013 da CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Chieti, e UniPMI, Unione delle Piccole e Medie Imprese. Presidente di Agri Promoter è Giuseppe Torricella, dirigente della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori. Le aziende italiane sanno produrre, producono qualità, ma hanno bisogno di conquistare mercati. Per conquistare mercati bisogna dargli gli strumenti. È questo che Agri Promoter, che è questa associazione, sta facendo per dare gli strumenti alle aziende agricole per esportare nel mondo, e tra cui la Moldavia è uno degli obiettivi su cui stiamo lavorando negli ultimi anni. Fabrizio Travaglini, direttore di UniPMI, Unione Piccole e Medie Imprese, ci svela il perché di questo particolare interesse per la Moldova. Poiché si tratta di una regione cerniera tra l'Unione Europea, e ne gode i benefici, e la Russia, la Moldavia si sta ponendo negli ultimi tempi, con un grande sviluppo della propria economia, come triangolazione perfetta per uno scambio di merci a cavallo tra l'Unione Europea e la Russia. E Stella Stingaci, ambasciatrice della Moldova, è rimasta molto ben impressionata da quanto ha potuto apprendere dopo questa intensa giornata di lavoro, ed è certa che in futuro ci saranno concreti sviluppi. Noi abbiamo già ottimi rapporti a livello dei due paesi, abbiamo una presenza italiana molto importante, più di 1000 imprese italiane operano in Moldova. Poi abbiamo una comunità di all'incirca 400.000 moldavi che vivono e lavorano in Italia, quindi rapporti anche umani molto intensi, molto stretti, che costituiscono un ponte vivo, se possiamo dire, fra l'Italia e la Moldova.